Liberi TV, siamo in compagnia di Rita Bernardini, oggi qui presente alla 12ª edizione della Marcia Internazionale per la Libertà delle Minoranze e dei Popoli Oppressi. Questa è la 12ª edizione, si svolge a Campagnano di Roma. Il partito radicale non violento, transnazionale, traspartito, come spesso è accaduto, come sempre è accaduto, è qui presente e rappresentato. Oggi siamo con Rita Bernardini, vogliamo chiedergli un'impressione di questa manifestazione, ma soprattutto perché oggi è importante continuare a parlare dei diritti umani. Ma guarda, una delle cose che ho detto, sono intervenuta poco fa nel corso della conclusione della manifestazione, è che in realtà noi popoli democratici, noi popoli occidentali, noi europei, in realtà abbiamo bisogno di chi vive sulla propria pelle la violazione dei diritti umani fondamentali, perché si tratta di persone, si tratta di popoli che forse possono farci capire qualcosa che sembra essere stato dimenticato. Marco continuava a ripetere, Marco Pannella, Stato di diritto, democratico, federalista, laico, e molto di questa strada, di questo pensiero è stato smarrito. E ce ne rendiamo conto tutti i giorni, ce ne rendiamo conto di come per esempio il diritto umano alla conoscenza, seppure non è stato codificato, in realtà passi sulla testa dei popoli, dei cittadini. Troppe cose si nascondono anche nei cosiddetti paesi democratici, e ci rendiamo spesso che non ci sono gli anticorpi, ma non ci sono anche gli anticorpi per comprendere quello che ci accade attorno. Ci si abitua e non passi su una violazione, passi sull'altra, e poi via via ti rendi conto che non è più il terreno sotto i piedi. E io credo che invece questi popoli, che noi dobbiamo aiutare, e l'Europa da questo punto di vista non so se debba vergognarsi, ma insomma è veramente molto disattenta. Spesso si fanno accordi semplicemente tenendo presente gli affari economici, senza comprendere che tutto questo poi si ritorcerà contro, perché laddove vengono violati proprio i diritti essenziali dell'uomo, della persona, poi tutto si rivolta contro di noi, ma soprattutto che immagine diamo, certo, e che rispetto possiamo ottenere, che prestigio l'Europa può avere nel mondo. Ecco perché ho cercato di fare comprendere attraverso l'esempio che per esempio ci diede all'epoca Krisiljakovic, nel momento in cui si iscrisse al Partito Radicale, pur avendo la città di cui era sindaco martoriata, Sarajevo. Eppure credo che quel gesto sia stato importante. I diritti umani fanno parte del DNA di Rita Bernardini, però il DNA di Rita Bernardini è anche fatto di lotta per i diritti dei detenuti, è fatta di antiproibizionismo. In questo momento tu sei impegnata su tanti fronti, ci vuoi parlare anche dell'altra Rita Bernardini, che poi è sempre la stessa, ma che si occupa, no, della Rita Bernardini che si occupa di tante cose, quindi anche delle altre tue lotte? Ma guarda, io credo l'insegnamento di tutti questi anni, io dico spesso l'insegnamento di Marco Pannella, ma in realtà è l'insegnamento anche del Partito Radicale, dei tanti radicali storici che io ho conosciuto nel momento in cui erano in rapporto con Marco. È un insegnamento che ci dice che se le cose non le vivi e non le conosci, non cerchi
di comprendere fino in fondo qual è, per esempio, quello che accade nelle carceri. Ecco perché ci andiamo, fra pochi giorni saremo nel carcere minorile di Acireale, perché per esempio su quel fronte, no? Vedi come si rischia di perdere. Mi spiego con un esempio. In questi giorni c'è stata una sollevazione popolare, probabilmente tu che sei calabrese puoi capirmi meglio di altri, perché sono stati i mezzi di informazione sono andati a stuzzicare quel padre la cui figlia minorenne è stata assassinata anni fa, 6 anni fa, da un altro minorenne. E i giornalisti sono andati a chiedere, ma come ha saputo, hanno dato i permessi premio? Cioè, questi giornalisti non si sono minimamente, si sono posti il problema di andare a stuzzicare il dolore di quel padre, ma anche che cosa ha rischiato questo ragazzo che evidentemente in un momento di follia ha potuto compiere un gesto come quello che ha commesso, che ha tentato il suicidio diverse volte. E pensate anche alla madre di quel ragazzo, no? Il dolore per la scomparsa così atroce di quella ragazza, ma anche di dover essere madre di un figlio che vive. Ecco, quando tu queste cose le conosci, le vivi, allora cerchi di fare qualcosa perché altri comprendano, cerchi che si aprano degli spazi di informazione e di conoscenza. E così come sull'altro fronte, quello che tu mi sollecitavi, quello dell'antiproibizionismo, anche lì, conoscendo le storie delle prime vittime del furore proibizionista, cioè persino i malati che potrebbero curarsi con la cannabis terapeutica in realtà hanno difficoltà perché c'è la droga, e quando in realtà ci sono le droghe consentite come l'alcol che non creano quei problemi sociali che invece crea il proibizionismo. È sempre meglio regolamentare piuttosto che lasciare alle mafie, come lo Stato italiano connivente lascia fare ormai da troppi decenni. Ringraziamo Rita Bernardini, ci vedremo sicuramente il prossimo anno nuovamente qui, perché Società Libera anche l'anno prossimo sarà presente a Campagnano di Roma con la 13ª edizione. Sarà un piacere ritrovarci. Mi auguro che ci vediamo anche prima al congresso del Partito Radicale che si apre a fine mese. Certamente. A Napoli. Certamente. Grazie Rita.